Padre Santo, lei insegnò che in famiglia ci sono tre parole che non devono mancare mai: grazie, permesso e scusa. Questa indicazione, così concreta, semplice, possibile a tutti e via di santità, come tante parole che lei ci rivolge e che rendono possibile, attraente e gioioso essere santi, vale ancora di più per questa famiglia particolare che è la Chiesa. Tutte le mamme, quando da bambini ricevevamo un regalo, per buona educazione, per evitare brutte figure, ma soprattutto per aiutarci a riconoscere il dono e colui che lo offriva, ci invitavano a ringraziare. Qualche volta di grazie, perché bisognava ringraziare. Avevano ragione, perché il dono non è un diritto e non è mai buono riceverlo con sufficienza o impadronirsene dimenticando la grazia e l'amore che esso rappresenta. Padre Santo, oggi non ce lo dice nessuno, ma molto volentieri le diciamo grazie. Grazie per la sua visita a Bologna e a Cesena del 1° ottobre scorso. E grazie anche perché allora noi le abbiamo dato la pioggia e lei ci ha portato un sole che ci ha asciugato da quella pioggia. Oggi, tra l'altro, è la festa della liberazione per la nostra città di Bologna, giorno che ci rende sensibili a chi vive ancora oggi sotto le tirannie e i totalitarismi e sensibili a quanti anelano oggi alla libertà necessaria per vivere, che è la pace. Bologna ha Libertas come suo motto, cioè difendere l'uomo affrancandolo da ogni schiavitù. Quel giorno è stata, per tutti noi, una umanissima e felice confusione con lei, per certi versi un po' un lio, un circo, di tanta umanità e di profonda relazione, dono di quella Chiesa di sempre, di Pietro, intorno a cui ci stringiamo tutti e volentieri e sempre, intorno a lei. Grazie per la sua amicizia e per la sua familiarità, distribuite largamente, cercando di raggiungere tutti, perché anche fisicamente abbiamo visto come lei voleva che nessuno si sentisse escluso. E nessuno si è sentito escluso. Grazie per aver vissuto con noi la conclusione del Congresso Eucaristico Diocesano e aver voluto celebrare per la prima volta proprio a Bologna la Domenica della Parola. Nella nostra città il Cardinale Lercaro, poco più di 50 anni fa, insegnava ad apparecchiare con cura e bellezza, e le due cose vanno insieme, le due mense, quella dell'Eucaristia e quella della condivisione con tutti, particolarmente i più poveri. Lei lo ha fatto, con tutti, nella intensa celebrazione conclusiva allo stadio, intima e profonda allo stesso tempo, così larga e personale, con tante presenze, tra le quali abbiamo voluto anche ricordare il mio predecessore, il Cardinal Caffarra, che aveva atteso con gioia la celebrazione e l'incontro con lei e che era morto solo poche settimane prima. E l'applauso glielo possiamo rifare perché non le ha voluti e quindi glieli rifacciamo volentieri. Grazie per il pranzo a San Petronio, che è l'altro lato della mensa, che ha raccolto i tanti che vivono situazioni di sofferenza. Qualcuno sarà qui con noi. Quei fratelli più piccoli che lei ci aiuta ad amare, vincendo la paura e l'indifferenza, e a farlo con tenerezza e reciproca consolazione. A farlo, l'abbiamo cantato poco fa, a quel modo suo per cui ciascuno si sente amato. La gioia tutta umana e di Dio di quella mensa, nella Chiesa che rappresenta più di tutte la nostra città, è la sua scelta non solo di servirli, ma di stare a tavola con loro. La portiamo nel cuore come altra icona eucaristica. Abbiamo compreso che in realtà le tre P, pane, parola e poveri, si sovrappongono e ne diventano una sola, l'amore cristiano. E grazie infine perché a Piazza Maggiore, dove si uniscono comune, università e chiesa, ci ha indicato la solidarietà e la concertazione come nostra forza e anche come nostra responsabilità. Solo insieme possiamo uscire dalla crisi
e si trova un futuro possibile per tutti, nuovi e vecchi italiani, ma tutti italiani, per costruire un paese che vuole essere grande e guardare con speranza, con le radici profonde dell'umanesimo, senza paura di affrontare le sfide epocali che si presentano. E grazie anche per le 3D, il diritto alla cultura, alla speranza e alla pace, che lei ci ha indicato al mondo, per il mondo dell'università. Ne abbiamo parlato e continueremo a farlo, perché esse sono l'impegno per costruire il futuro e sognare con gli occhi aperti e di giorno, per continuare a difendere la vita, il diritto alla vita, dall'inizio e alla fine, e per tutti. Siamo l'università più antica, lei ci ha detto che non siamo saccenti, la dotta ma non la saccente. Siamo la più antica, ma non vogliamo diventare vecchi, chiuderci nei salotti, nelle aule, ma educare uomini che costruiscono oggi il futuro della casa comune, la bellissima e unica stanza del mondo, come diceva Paolo VI. Allora, Bologna non soltanto ha ascoltato, ma ha cercato di mettere in pratica le sue parole. E dalla sua visita è nato un dialogo, è cresciuto un dialogo tra i vari soggetti istituzionali, non per costruire nuovi portici di rinnovare la tradizione di accoglienza e protezione. Con determinazione le assicuriamo che faremo di tutto perché l'ascensore sociale oggi in difficoltà permetta di offrire un futuro ai giovani e quindi a tutti. La Chiesa non può e non vuole essere neutrale, perché sceglie di difendere la persona e combattere il male che umilia l'uomo, che lo rende oggetto, scarto e vanifica le tante possibilità per scarsi e rachitici fini, come lei ha scritto nella Laudato Si. Bologna è la città delle torri, le campane le abbiamo ascoltate prima, stanno qui davanti e dopo ci faranno di nuovo ascoltare la gioia e il dono a tutti, ma è la città delle torri, bellissime, coraggiose e per certi versi delicatissime. Non vogliamo però che siano delle fortezze o un vuoto orgoglio, ma che le torri siano punti per guardare lontano, per indicare il cielo e cercare orizzonti grandi. Bologna, con la sua vocazione ad essere crocevia, con le porte aperte in tutte le direzioni, vuole essere una piazza, una comunità, ricucendo relazioni e accoglienza. Grazie Papa Francesco, ci ha incoraggiato dando fiducia, ci ha aiutato a capire chi siamo, come sempre nelle visite, ci aiuta a guardare con speranza vincendo la paura e l'incertezza, quindi solo grazie. Cercheremo di farne tesoro, perché le cose di Dio e dell'amore sono così, una giornata ne illumina tante e vogliamo portare questa luce, questa gioia a molti, a tutti. Il suo esempio, le sue parole e il suo sorriso ci incoraggiano molto. Grazie.